sera città. Da te, da te, da te io tornerei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, lo so, tu cercheresti me. Certe volte mi sento ad Amsterdam. And
Il prossimo pezzo è dedicato a alle badanti, vai. Thank you.
Allora, qua mi serve. Serve un po' di. Puoi mettere un po' di voce? Hai visto? Ti arrivavo. Are you ready for war? Are you ready for war? For the bad boys! Yeah! Questa ragazzi è una vera guerra! Hey. Fear of the duck! Yeah! Cattivissimi. Romina Power Metal. Yeah. Era proprio lei. Allora, sarà l'età, non... però mi cade. Allora, abbiamo promesso, ci eravamo promessi che non dovevamo dire stronzate tra un pezzo e un altro. Però non ce la facciamo. Veramente già i pezzi in sé sono delle stronzate clamorose, però questa qua la dobbiamo dire. Oggi è il compleanno di una delle due gemelle Kessler. Che noi lo festeggiamo, capito? Agatha Kessler. Quindi un applauso ad Agatha Kessler, una delle due gemelle che oggi fa il compleanno. Siete belli e per, intuitivi anche. E per omaggiarle, per favore, se ci potete aiutare a fare questo... No, scusate, Mauro, voglio vedere tu che con gli anni di... Cinque anni di Ucciardone. Scuola di ballo. Anche di Ucciardone. Prego, vada, maestro. Allora, il pezzo fa così, chiaramente, conoscete tutti, è umpa, dada umpa, dada umpa, ok, va bene? Okay. Cioè, non è difficilissimo. Dai, dai, facciamolo. Cioè, capisco anche che lui ha anni di studi di danza classica. Anni di studi. Va bene. Quindi... Tanti anni. Vabbè, rido da solo. Allora, chi è che non balla almeno canti, va bene? Canti con una vocina angelica, perché angelica. Sai, le gemelle Kessler, ma... anche Angelica Kessler avrebbe. Pensatevi bionde. Grazie.
Quella bella immagine. Va bene. Facciamo un coro 3. Merde, fatto bene però. Cioè dovete, cioè, se sentire proprio l'odio giusto. 1, 2, 3. Merde! Io non lo sento. No, c'è, cioè, guardateci bene, quindi fatelo con... Ci devono sentire dall'Armenia, ci avete presente dall'Armenia, ci devono sentire da là. Cioè devo sentire il perineo che vibra. Esatto, cioè, mi fa ridere la parola perineo, tutti abbiamo il perineo. No, chi più, chi meno. Livio non ce l'ha, per esempio. Dalla non mi schierà. 1, 2, 3! Merde! Ora sì, ora sì. E a proposito di Armenia, ragazzi, facciamo un pezzo che è stato scritto tra l'Armenia e l'Albania. Praticamente un pacco di sigarette di contrabbando. Che poi arriva in Puglia. Cresce in me e l'innocenza svanisce come uno sguardo nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto per me una canzone. Vai una povera illusione, che rimane per me più che normale, è un'emozione da poco mi faccia star male, una parola detta mia non basta già e io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il mio amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà da quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensando che resti felicissimo senza. When I began to sing, show you love to the better. When I began to sing, show you love to the better. La mia gente! E loro rispondono sempre. Sono veramente un pubblico di tieni, se prometti poi mantieni, prometto, prometti, prometto, promessi, se c'è un amore eterno, se non è amore me ne andrò all'inferno, ma quando ci sorprenderà l'inverno, quest'amore sarà già l'inferno, lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera, non voglio più scegliere qui da sola, se non ci sarai, prometti, per sempre sarai. Tengo, io ci tengo, se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, se prometti poi mantieni, prometto, prometti, prometto, prometti, dici un amore eterno, se non è amore me ne vado all'inferno, ma quando si sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già l'inferno, non grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera, non voglio più vedere qui da sola, se non ci sarai, prometto. Prometti, indietro non si tornerà.
grazie. Grazie. Chiediamo scusa prima di tutto. Questa era Ambra Smith. Al mio amico Giancarlo Selafio per aver messo i Cure in questa cacata incredibile. Probabilmente se io l'avessi mai detto non sarebbe Ambra Smith, mai accorto. Chi è che non conosce Ambra Smith? Scusa anche a Gianni Boncompagni per aver violentato Ambra. Forse dopo di lui. Dopo Robert Smith. Ok. Questa canzone dal titolo non si capisce che cos'è, quindi neanche la canzone ascoltandola non si capirà un cazzo. La canzone si titola Fuori dalla grazia di Dio, quindi basterà ascoltarla per capire sì. Perché va bene. Ora racconta di come invece di sproloquiare sempre su Ambra, racconta di come l'hai persa tu la virginità. Forza Mauro, lo vogliamo sapere, no? Dai, dillo. Era l'asilo, no, quello è un altro discorso. È in chiesa, no. Neanche... L'asilo non la sapeva. Sai che mi al liceo stavo quel ragazzo, si chiama Marco. Marco è partito perché suo padre va a lavorare, cose. E, insomma, mi ha posata così, come così. E allora io che ho fatto? Io lo so, che lo devono sapere tutti. Mi sono fatta tutta la scuola, compreso il bidello. Perché il bidello? Uno, era buono. Vabbè. Raccontiamola sta storia, dai. E quindi nasce questo mio senso di vuoto. Se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo un mattino grigio di città, ascolta che volte Marco è dentro me. È dolce il suo respiro nei pensieri miei. Distanze non mi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli, ma se ti nascondi come me, fuggisco a che te ne sta. A scuola non ne posso più. Poverici senza te, studiare è inutile, tutte le te si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami amore mio, ma illudermi non so. La solitudine, la solitudine, la solitudine. Va bene ragazzi, allora stasera ci sono state un sacco di band fantastiche su questo palco. Quasi tutte, noi, quasi tutte fantastiche. Però siccome noi in questo momento non siamo riusciti a dimostrare la nostra bravura, lanciamo una sfida
a tutte le band che si sono esibite questa sera qua e ti mostreremo, carta alla mano. Innanzitutto ringraziamo noi rock per l'apertura mentale che hanno fatto. Metal, prog, rock, hard rock, che e poi, anche per, e il, mas- col e anche per pop, il masochismo, c'è una cosa terribile. Per il masochismo, grazie. Voluto le grazie, noi grazie, rock. Grazie noi rocker. Allora, la sfida stasera la lanciamo a tutte le band, agli amici Iron Torn, agli amici Gigantic, anche agli Inside the Hall, principalmente al bassista. Sì, sì, agli Inside the Hall. Principalmente al bassista. Lo voglio qua sul palco, ora, qua. Niente, mi sembra di averlo visto. Allora, lanciamo una sfida, gli Italian Sauce, che sono bravissimi. Che e tutti quanti. Cioè, noi faremo il pezzo adesso, prog migliore. Faremo un pezzo. Tecnico. E poi potete andare a nascondere. Meno male che ci avete messo per ultimi. Che sembra che noi... Però dopo detto, questo no, pezzo facciamo. Non potevate suonare. Raga, adesso suoneremo Giuseppe Povia! Non capisco il silenzio quando dice Giuseppe Povia. Dovrebbe partire un applauso, secondo me. Giusto? Grande Giuseppe Povia. Quantomeno alle sue idee politiche. Pronti? Pronti? Giuseppe Povia! Allora, il pezzo in questione... No, raga, quando i bambini... Il pezzo in questione è quello che ha lanciato al grande pubblico. Quando i bambini fanno... No. E noi adesso... Allora, avete capito che facciamo schifo. Questo è un pezzo particolarmente impegnativo, quindi, ora, seri, a parte lo scherzo, se capite che lo sbagliamo. Mi raccomando, non mi cambiate la tonalità all'ultimo. Va bene? Ok, via, dai, forza, facciamo. Quando i bambini fanno, per favore. Silenzio, no? Perché è impegnativo. Lui, sì. La battuta in... La battuta in 7/14 togliamola, sì, perché sì, non me la ricordo mai. Vai, vai. Dai. Pronto, pronto. Immi, non fate. Quando i bambini fanno. Grazie. Grazie. Anni e anni di studio. La precisione c'è stata, però, caspita. Sì, quando è bravo, quando è bravo è bravo. Va bene ragazzi, vi salutiamo con l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo si chiama, vediamo diciamo solo il titolo, che tanto già basta, il resto c'è. L'ultimo pezzo è Angel of Neck. Pintarello. Camerini!
Tintarello. Evidentemente sono convincente con gli ultimatum. Vada. Grazie. Grazie, buonanotte, grazie all'invito di Disco Pub. Grazie a tutti. A noi rocker. Se la cantate facciamo una canzone, l'ultima, facciamo Pompieri di Bud Spencer. Se non la cantate la stacchiamo esattamente a metà, a 23 secondi. A tutti assieme. Po 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 po, gli uomini, o chi si sente uomo faccia po po po, donna, o chi si sente donna, la la la, tu fai l'uomo, io fai la donna, vai. Questa mi scordo sempre il testo.